Il vino è un prodotto sicuramente per appassionati, per i consumatori, ma è anche un settore che ha bisogno di business. E allora come unirli? Qual è la strategia che avete messo in piedi voi a Vinoforum? Noi di Vinoforum, così ci definiamo, ogni anno cerchiamo di raccontare il vino in maniera alternativa, cerchiamo di andare oltre al classico racconto che poi magari non lascia sedimentato il ricordo e quindi ovviamente l'acquisto e tutta la parte commerciale ed economica. Noi di Vinoforum pensiamo che i migliori abbinamenti si facciano con il cibo e sono convinto che mentre noi tecnici approdiamo al mondo del vino in una maniera molto business, quindi molto molto tecnica, ovviamente vino e persona, le persone comuni, quindi i fruitori normali, coloro che comunque hanno un forte potere d'acquisto, si avvicinano al vino attraverso il cibo. Per cui qual è il miglior modo per poter veicolare questo prodotto attraverso una degustazione, attraverso un piatto, attraverso una cena? Proprio per quello è nato a Vinoforum il progetto Cantine da Chef, che ospita grandi chef nazionali emergenti e chef internazionali, per poterli poi affiancare a delle cantine e poter promuovere la cultura del vino attraverso le loro sperimentazioni. Ecco, può essere un modo anche per iniziare magari di più a coinvolgere anche i grandi chef nella comunicazione del vino, visto che vediamo che la cucina è molto esposta mediaticamente, forse anche sovraesposta, mentre il vino poi, volendo o non volendo, anche se è un'eccellenza tutta italiana, recita quasi sempre un ruolo un po' ancillare. Sì, paradossalmente il vino in confronto agli chef recita sempre la parte del coprotagonista o un po' anche rimane un po' nel backstage, non pensando che comunque è parte integrante di un abbinamento e riesce a valorizzare il piatto di uno chef. Quello che noi cerchiamo nel nostro piccolo è far capire allo chef, infatti il progetto, se tu pensi al nome Cantine da Chef, il vino per noi è protagonista. Ovviamente non lo è all'interno di una tavola, perché in base al piatto poi tu scegli l'abbinamento, per cui, come ti dicevo prima, il cibo fa da apripista, da apriporta al vino, ma cerchiamo ogni giorno di stimolare gli chef per far sì che loro possano integrare questo prodotto nelle loro chiacchiere, nelle loro presentazioni, nei loro ristoranti. Devo dire che ovviamente non siamo noi che ci stiamo riuscendo, ma è il momento che permette agli chef, questo fenomeno mediatico totalmente in crescita, di poter supportare il mondo del vino e delle aziende. Ecco, tu hai detto Vinoforum è l'edizione numero 11, ma è ancora giovane. Allora cosa vuole diventare da grande? Vinoforum è molto giovane alla sua 11ª edizione, vuole diventare un grande e ricco contenuto, contenitore, perdonami, di tanti contenuti interessanti. Vuole essere un promotore di cultura, il promotore della cultura del ber bene e del mangiare bene, perché siamo convinti che attraverso la conoscenza, attraverso l'approccio anche semplice al vino, si possano poi aprire veramente tanti varchi che paradossalmente all'inizio anche noi giovani, anche un po' più giovani di noi, hanno paura ad attraversare. Per cui ecco, cerchiamo proprio di rompere gli schemi. Nico Romito, l'ultimo arrivato in ordine di tempo, chiaramente, nella galassia delle 3 stelle Michelin italiane. Si parla tantissimo oggi di cucina e di alta cucina, forse c'è anche addirittura una sovraesposizione. Il vino invece recita sempre un ruolo un po' ancillare. Secondo te anche voi chef, cosa potreste fare visto che comunque c'è questo calo di consumi in atto per dare un contributo a questo settore che comunque è un'eccellenza italiana? Ma noi penso che già col lavoro che facciamo, e con il lavoro che si fa giornalmente nel ristorante, nel lavoro alla carta, il vino è protagonista. Cioè, io, nella mia tavola, come nella tavola di tutti i grandi chef, e non solo, il vino è sempre, proprio fisicamente, è presente sul tavolo, su tutti i tavoli. È vero quello che dici tu, si parla tantissimo di cucina. A volte si parla con poca profondità di cucina, perché si parla di show, di televisione, di spettacolo, ma dietro la cucina, tengo a precisare, c'è un lavoro incredibile e non passa. Cioè, lo stato dell'arte, la cucina italiana realmente non viene mai preso, non viene mai trattato come dovrebbe essere trattato. E forse pure il mondo del vino, perché molte volte dietro a una bottiglia di vino ci stanno anni di storia, ci stanno territori, persone, produttori, gente, generazioni.
questi eventi qua come quello di oggi, secondo me, servono anche a quello, servono ad avvicinare anche un po' con leggerezza, perché molte volte pure la cucina, l'alta cucina deve essere più leggera, deve essere più calata verso il basso, cioè fatta conoscere con semplicità, senza creare quelle sovrastrutture che molte volte tengono lontani il pubblico medio che vorrebbe mangiare nell'alta ristorazione, però viene si spaventa. Allora, secondo me, eventi come questi, eventi però dove dietro c'è una struttura, dove c'è un'organizzazione, c'è una filosofia, devono essere fatti, perché io oggi sto qui come chef, quindi a rispondere alla tua domanda, come chef a fianco a un'azienda di vino, per raccontare quel vino, per raccontare la mia cucina, ma insieme per creare un sistema e per far crescere il pubblico che approccia con noi stasera.